Benvenuti a un nuovo appuntamento con il bianco e il rosso TV Sport. Alle porte la sfida di sabato pomeriggio in trasferta contro il Cittadella, ma tenere banco ovviamente ancora la questione societaria oltre agli echi del calcio scommesse. Ne parleremo con voi allo 0850 019998 e con il mio ospite di oggi, Onni Dellino, collaboratore della Gazzetta dello Sport. Buon pomeriggio, Onni. Buon pomeriggio a tutti. Allora, io partirei con la notizia di giornata, cioè con il gruppo Matarrese che ha avviato un piano per la ristrutturazione del debito di cui però non fa parte alla fine la S Bari. Vogliamo spiegare anche in breve di cosa si tratta, di che operazione si tratta? Sì, premettendo che non sono un tecnico, però giusto per illustrare la situazione ai tifosi, si tratta di un'operazione svincolata da quella che è la gestione sportiva. Non a caso, insomma, i Matarrese ci hanno tenuto a precisarlo. L'operazione riguarda la posizione debitoria nei confronti delle banche da parte della Salvatore Matarrese SPA, quindi con questo debito di 120 milioni di euro che sarà ristrutturato con presentazione di garanzie personali della famiglia pari a circa 150 milioni. Insomma, in sostanza il gruppo chiede alle banche di temporeggiare, si parla di un piano di ristrutturazione di 4-5 mesi con le quali la società verrà ristrutturata in tre tronconi principali, ed è un'operazione attraverso la quale poi, insomma, la stessa Salvatore Matarrese SPA, in mancanza di liquidità in questo momento, potrà temporeggiare in attesa poi di riprendere, insomma, riprendere le opere principali Eh sì. in cui è coinvolta. Si parla anche di commesse, prossime venture pari a 350 milioni. Per quello che riguarda invece l'aspetto sportivo, che ripeto è svincolato Eh sì, perché da questa sì, non operazione, comprende il debito del Bari, sì, la sua purtroppo la situazione è ristrutturazione. quella che conosciamo già. C'è una posizione debitoria notevole pari a 30 milioni o qualcosina in più Sì. con il fisco. C'è una spalmatura di 5 anni che la società spera di allungare, si parlava di 15 anni, ma Sì, finora, insomma, 10-15 anni, è vero. l'operazione non ha avuto successo, quindi resta questa posizione debitoria e la gestione ordinaria da affrontare, che, insomma, in attesa di risolvere questa grossa posizione, crea il problema già nell'immediato. Insomma, abbiamo già visto con la questione dei contributi non pagati che ci costerà già un punto di penalizzazione, e si parla di 1,5 milioni di euro necessari per Eh sì, portare a termine la sì. stagione ed evitare nuove penalizzazioni. Soldi che al momento in cassa non ci sono. Abbiamo intanto un primo ascoltatore in linea, pronto? Ciao Cristian, Davide, Ciao Davide. saluto il tuo ospite. Ciao. Allora, Cristian, io dico sempre una cosa, qua di giorno in giorno, che siano vari argomenti, si continua sempre di più a non parlare di calcio È giocato. difficile parlare di calcio giocato in questo E momento, è davvero infatti, difficile, ma passa in secondo questo piano. perché la passione dei tifosi è stata, secondo me, proprio distrutta totalmente, ma io non parlo di questo, parlo che magari l'anno scorso, 2 anni fa, quando era, io magari potevo esultare come un ossesso a un gol di un 2-2 al 91esimo minuto. Io non lo so, ma sabato a quel gol proprio non ho provato quasi nulla, solo la gioia per il risultato e È un basta. punto che poi però peraltro ci verrà tolto. Comunque grazie Davide per il tuo intervento, è proprio così, comunque viene, possiamo dire, tra virgolette, violentata la passione Nonni del tifoso, una società indebitata, continue penalizzazioni, pignoramenti di maglie, trofei, davvero. Certo, effettivamente lo stato d'animo dell'amico Sì, rispecchia è quello quasi così, mi ha dell'intera. tolto quasi un sogno Sì. proprio al tifoso barese. Non solo il sogno, ma addirittura anche la gioia di pensare quotidianamente a quella che poi magari è solo una semplice passione, il tifo per una squadra. Insomma, è bello poter essere tifosi parlando di calcio, della prossima partita, di quello che fa la squadra, di quello che fa magari il tuo giocatore preferito. Purtroppo noi ci scontriamo, oltre ai brutti risultati che purtroppo stiamo conseguendo in questi ultimi anni, abbiamo anche situazioni esterne che continuano a ledere l'immagine non solo della società di calcio, ma anche quella che è l'immagine della stessa città, che Certo, ovviamente si chiaro. rispecchia per quello che è l'aspetto sportivo, insomma, si rispecchia in quello che poi la S Bari produce come fatti extracalcistici, purtroppo, che ci vedono ancora protagonisti a distanza di qualche anno. 0850 019998 il numero per intervenire in diretta. Tornando alle questioni societarie, ovviamente la domanda è come si arriverà alla fine della stagione, perché il Bari non è riuscito ad onorare gli impegni per 300-400 mila euro per quel che riguarda i contributi dei mesi di settembre-ottobre. Ovviamente ci si chiede come poter andare avanti.
La risposta... Perché le casse sono, in questo momento sono vuote, esatto. È ovvio che bisogna soprattutto fare riferimento al mercato di gennaio, però non so se poi può bastare. Sì, sappiamo che da qualche settimana è all'opera il nuovo club manager Paparesta nel tentativo di recuperare fondi, reperire fondi al di fuori del calcio tra possibili investitori, cofinanziatori, sponsor, insomma sì, qualunque sponsor, cosa che porti un po' di soldi per evitare che poi la squadra venga smantellata, anche perché poi, parliamoci chiaro, se questi soldi non arrivano in questo modo, se non arrivano attraverso il marketing, finanziamenti esterni, la pubblicità, gli sponsor, perché insomma sappiamo che il botteghino ormai non porta nulla, purtroppo ecco, la società sarà inevitabilmente costretta a far quadrare i conti privandosi di qualche pezzo. Cioè, una squadra che andrebbe rinforzata verrebbe inevitabilmente indebolita, cioè, questo è evidente. Abbiamo già parlato di quelle che sono purtroppo le lacune, noi avremo tanto bisogno di un attaccante con la certezza che purtroppo Caputo per il momento non lo avremo a disposizione, insomma gli attaccanti che abbiamo sono quelli che finora hanno prodotto soltanto un gol, uno Marotta, uno Joao Silva e zero Alonso, e, insomma dobbiamo tirare avanti così e dobbiamo sperare che magari in questo caso il direttore sportivo Angelozzi riesca a portare a termine qualche operazione simile a quella di Cepitelli dell'anno scorso, con la quale si ceda al massimo la comproprietà di un giocatore si a gennaio a per fare sì, subito cassa e almeno mantenerlo fino a fine stagione. Un altro ascoltatore in linea, pronto? Pronto, buonasera Cristian, ciao, saluto l'ospite, ciao Cristian, ciao mi chiamo da Bari. Io dico solo una cosa, che a gennaio vende sono tutti giocatori e così poi andassero loro a giocare, ma Matarresta, loro è una famiglia abbastanza grande che possono giocare loro a pallone, così se vincono si tolgono i debiti loro e poi siamo ancora ad impazzire qua con questo bar. Ragazzi, anche voi Telebar è una bellissima trasmissione, ma non serve più farla, ma sempre che dico serve più manteniamo comunque accesi i riflettori sulla squadra. No, tu sei bravissimo anche quando sta l'altro che è bravo. Non so come si chiama, non mi ricordo, Enzo. Vabbè, Enzo Tambore, ma non serve più fare questa trasmissione. Io quando ho questa trasmissione sto male, capito? Allora non serve parlare più del Bari, tanto ormai deve fallire, oppure sono queste le situazioni, non serve più, basta, la finiamo, non andiamo più allo stadio, ma non perché uno non vuole andare allo stadio, perché giustamente non ama il Bari, perché ormai è quella la situazione. Grazie. Allora a gennaio vendessero tutti i giocatori e andassero loro a giocare. Grazie per il tuo intervento. Beh, è ovvio, il tifoso barese continua a soffrire pur da casa, però giustamente, dico anche giustamente, ha deciso di disertare in questo momento lo stadio San Nicola, non può essere diversamente, oltre allo spettacolo anche ridicolo che stiamo assistendo in campo. Purtroppo l'emblema del momento sono le presenze allo stadio San Nicola, il fatto che insomma il Bari non riesca più ad avere 1.500, 1.600, forse 1.700 paganti di media, insomma la dice lunga su quello che è cambiato rispetto a qualche anno fa, rispetto magari a quando ci siamo illusi di aver raggiunto dei grandi obiettivi di conconto per i netti, insomma, ne parlo sempre perché ci siamo davvero due anni di illusione. Due anni di illusione e purtroppo un ritorno sulla terra che è stato atroce, perché insomma l'abbiamo vissuto, come dicevamo prima, con tante situazioni esterne che ci hanno davvero buttato nel fango sul piano dell'immagine e tra l'altro poi con risultati sportivi che continuano a peggiorare anno per anno, perché se quantomeno due anni fa nella prima stagione di Torrenti si era raggiunta la salvezza in un certo modo, insomma già l'anno scorso e quest'anno sicuramente la fatica sarà decisamente maggiore con la situazione che stiamo vivendo. Dobbiamo andare in pubblicità tra poco.